Ciao, buongiorno ragazzi. Thank you so much for tuning into the Inter Worldwide podcast. A little bit of a sporadic recording, but we're in high spirits. Ciao and welcome to Alessandro. And we've just come off the back of a 1-0 win against Udinese a few minutes ago. Alessandro, how are you feeling? Awesome. Hi, everybody. Ciao. Thanks for joining me, man. It was a great result. Not necessarily the best performance, but, you know, we're seeing those signs that are leaving the team at ease, leaving the fans at ease. You know, we were against 10 men for the majority of the match, but the boys never really looked like conceding in that second half. Despite the lack of creativity moving forward in those last 20 minutes, we really kept the ball well. And Udinese didn't touch the ball that whole stoppage time period. Before I start reflecting on the game, Alessandro, what did you think about the match against Udinese? Who stood out for you? And where do you think this leaves us going forward to a very big week? So, absolutely, the person the player that the most is, of course, Sensi. But I would say also the defense in general. And the one that I didn't like at all was Lukaku. It wasn't in the game. I don't know if it was for the international games or for any other reason, but he wasn't able to hold the ball. He wasn't involved in the game at all. So I hope it's just for this game. And now with a whole week training with the rest of the team, I hope it's going to be ready for the derby. Other than that, the game was, from the point of view of the Udinese, was just physical. The only technical player they had, the Paul, did a very stupid thing, absolutely stupid, and got sent off. So once he was gone, I don't know, there was lasagna maybe left on the pitch. Otherwise, it was just physical. And so we had just to control the ball and control the game. And even if we won just 1-0, I'm fine. I'm fine with that. 3 out of three, that's all I want. Yeah, I would have to agree entirely. And, you know, at the end of the day, we saw Juventus drop points to a very tough Fiorentina side. Juventus looked like they were lacking a lot of creativity and a lot of progression going forward. So I guess that's a good thing for us as well. I would piggyback off the back of what Alessandro's just said. Romelu Lukaku wasn't very much involved in that match, but that's okay. He was man-marked out by the defenders, and we're in a position at the moment where the threat is actually, it's not just coming from our sole number nine. Unlike Ala Icardi for the last 2 years, if Lukaku's being man-marked out, guess what? We've got players pushing forward. We've got Politano, I thought, was very good today as a second striker. Unlucky not to get a goal early after rattling the post. You know, there's just a lot of different potential threats coming from Inter at the moment, and I think we really should have closed that out by another goal or two. But as Alessandro said, I'm not complaining. The team looked composed. The team looked very, very focused on getting the result. And, you know, with Conte, we'll be sitting on that touchline barking still now. So, you know, it's all looking very good and very positive moving forward. I can't give my review without talking a fair bit about Sensi. This guy is absolutely everywhere on the pitch. He is doing absolutely fantastic stuff. And Alessandro, did you really think Sensi was going to be this good when he arrived? If I have to be honest, no. I thought it was going to be just a sub for Brozovic or Barella, but he's amazing. He's just that kind of player that we missed for at least two or three seasons. And he's still young, and I hope he can just improve. Yeah. I would have to agree as well. The only other player I want to talk about before we move on is Nicola Barella. He was made to play a little bit more of a deep lying as the midfield three, with Brozovic more in the middle and Sensi doing whatever the hell he wanted to do like a boss. So Barella substituted at halftime because of the yellow card. I actually thought he was pretty good in the first half, contrary to what a few fans did think. The price tag is going to be his biggest enemy. It's very easy for people to, you know, say he's not living up to expectations already because of the price tag. But I actually think the way he picks the ball up and drills a straightforward pass to get the attack rolling and the momentum moving, it's such an important aspect of our play. Now, I don't want to bash any of our players full on, but Roberto Gagliardini came in at halftime and just looked like nowhere near on the level of footballing IQ as Stefano Sensi and Nicola Barella. A lot of the time at the start of the second half, Gagliardini was being told where to go and where to move forward by Diego Godin.
And I thought Diego Godin was fantastic today. Not only did he put in a solid performance at the back, he also grabbed the assist. And man, you would not be able to tell that the guy is 33 years old when he's got the ball at his feet for a defender. That's for sure. When Gagliardini did grow into the game, he pushed the ball forward a little bit well, but he had options on the left, he had options on the right, and I personally noticed three times where he completely missed the target going for a shot. It's not like he missed the target by an arm's length, but the keeper knew it was going to miss. All our attackers knew it was going to miss, and they threw up their hands simultaneously. Roberto Gagliardini, I didn't think, didn't have a poor game, but I don't think he's on the level of our starting three midfielders. In regards to our midfield at the moment, Alessandro, I want to talk to you about that. It's been our biggest issue the last few years. Are you happy with our midfield going forward and the fact that Gagliardini off the bench seems to be a last resort? So I don't agree with you 100% both about Varela and Gagliardini, but I feel like our midfield definitely improved, but it's still a work in progress. And if you look at the 90 minutes today, the other two games, you can definitely see that Conte is working a lot on that midfield, and it's completely different from the previous coach. And it's not, I mean, if you look at who scored the last couple of games, it's always midfield. If you look at the previous season, it's not. So yeah, that's the reason why I think Gagliardini keep trying to strike, and I think that's the hand of Conte on it. I think we're gonna see that over and over again. And I was a little bit disappointed with Barella today, but at the same time, as I said before, for this specific game, this specific team is very physical. So he was trying to compensate for Sensi and Brozovic. He was trying to fight with this very physical midfield, and very, you know. So, I mean, I'm confident in the future. This is just the beginning. This is just the third game of Serie A. So, Conte still have to work on it, but I'm pretty confident. I think these are the right players, and once we have, like, now we have how many games in 23 games? In 20 days, like 7 games or something, yeah, like that. Seven, so yeah. Now we're going to see a lot of what's going to be our season. Yeah, I would have to agree there. That's all that we are going to talk about for the Udinese fixture. Grande ragazzi, 3 punti. I'm very, very happy going forward now. And I'd agree with what Alessandro says there. I forgot to plug it at the start of the episode, but for all of you who are tuning in, you'll notice a familiar name in our title and our description. We are going to be leaving you with our third interview with Fabrizio Biazin, who was very, very heavily involved in Inter's Mercato, even more than ever in the off-season. So Alessandro and I are going to debunk a little bit of what went on during that interview between the two gentlemen, and then we will leave you with it. I apologize for me not being able to fluently speak Italian yet, but that's why I've got my brother Alessandro there. So just before we cross to the interview, we'll talk a little bit about it now in English. Alessandro, you were fortunate enough to speak to Fabrizio, and he gave our Mercato an 8-. He said that, you know, maybe things were a little bit unbalanced with timing and forecast, but overall, Conte held the group together very well with Marotta. Biazin actually went on to say that our most important signing is Lukaku, not necessarily for his characteristics on the pitch, but for the entire representation, for what he represents for Inter going forward as a brand, as a club, and the vision. Alessandro, first of all, did you enjoy the interview with Fabrizio, and what do you think of his comments on the Mercato? Yeah, I mean, I was trying to set up this interview for weeks, but it is very busy. So, totally understandable. And it was a nice shot. Now, after two games, everything we talk about is something that everybody knows already. So, it's nothing like crazy. There is no crazy revelation or anything, but it was nice to see a different point of view. And yeah, I
don't agree 100% with the 8 minus on the calciomercato, on the transfer, but it was a really good window for us, no doubt. Yeah, absolutely. I would have to agree entirely. We were fortunate enough to answer plenty of the questions that were sent in. So shout out to anybody on the Inter Milan subreddit, the Inter Australia group, and anybody else I did ask. I'm sorry if your question missed out this time. But as Alessandro said, we're a little bit delayed getting this interview out. So one of the questions was, do you think Conte will be able to rotate players well with all the competitions? Or will he choose, let's say, 11 plus 3 players and play with them as long as he can? Biazin said that in the meantime, he had already tried to get rid of some players at the beginning, but then he chose to keep many of his players because to have that backup depth and that rotation. I would say that we've seen enough evidence at the moment, Alessandro, to suggest that Conte is very, very unpredictable. There is no such thing as 11 starters plus the 3 designated reserves. And Biazin says it's more like an 11 plus 6 or an 11 plus 7. What are your thoughts on our squad depth at the moment, Alessandro, and that question? Yeah, I mean, just from the first game, we've seen Candreva, we've seen Ranocchia, Vecino, D'Ambrosio on the back line. So players that I personally wouldn't expect, but they did perform well. Somebody better than others, but I mean, you can really complain about anybody at this point. So as long as he can read the players and the game in the right way, I mean, that's his job, basically. Yeah. That's what he's there to do. So again, I don't want to say anything about the predecessors, but as he keeps doing this kind of job, no complaints again. Absolutely. Moving along, how many goals is Romelu Lukaku going to score this season, Alessandro? Because you asked Fabrizio and he said that he's going to score more than 18 in all competitions. Biazin says over 18 in all competitions. I agree, as Biazin says, he's probably going to be the designated penalty taker unless he misses or unless he, you know, there's some sort of confidence issue. Alessandro, quickly, how many goals is Lukaku going to score in all competitions? Yeah, he also said not only in all competition, but he says 18. More than 18 just in Serie A. I don't think so. I would take under 18. That's if you want, I can explain the reason why I think so, but it's going to take a long time. So quick answer is I think it's going to be less than 18. Not drastically less, but I don't know, 15 maybe. Sounds good. I'll take that. Another question was, if you were to predict the end of the season, how would we arrive and what do you think will happen in the cup and in the league? So very, very early to be asking someone like Fabrizio these kind of expectations. But as Inter fans, we always love to predict. We always love to know, give the hypotheticals. So Piazin says he's very focused on the objectives that have been established. So, for example, the goal in the Champions League is obviously to pass the group stage. But he would really like to get to the quarterfinals. I would agree. I think a quarterfinal finish in the Champions League or just getting to the quarterfinals will be so overwhelmingly confidently boosting for our club and our team. So I'll agree on that. He cannot say that we're going to win the Serie A, but he surely believes that there will be a much closer race this year. We will close those points, and he thinks that we can really, really annoy Juventus and Napoli. But he says the only certainty is that Inter must earn qualification from the Champions League group stage with great serenity this year. He believes we can do it. What do you reckon, Alessandro? How do you think we'll travel in the Champions League, and what else? So I agree with what he was saying. From top to the sixth position, we had Juve, Inter, Napoli, Lazio, and I think Roma and Milan. I see definitely something like that for Serie A. And Champions League, I would like for us to go past the stage group, but even if we don't, and we ended up in the Europa League, this year probably we're going to do much, much better than the previous season. So no matter what's going to happen to us, we're going to have a lot of games to play. And
I think we should focus mainly on Serie A and Coppa Italia, and that whatever we get out of Europe is, you know, it's just a gift at this point. I don't think we are in the position to seriously think to win the Champions League. Not yet. Yeah, fair enough. We're going to skip a few of the questions that relate more to Serie A and other opponents. You're just going to have to stick around and listen to the interview yourself. For all of those who don't speak Italian, don't worry. We will have a written transcript pinned on the comments on YouTube and in the description on SoundCloud and iTunes. But moving along to a couple of the other questions that was asked to Fabrizio. The first is about the new Inter jerseys, the shirts, which have received a lot of attention, obviously. One of our listeners asked, do you think this season is perhaps one of the best for Inter's jerseys, and how do you see them? Fabrizio, very clever, he says, the beautiful jerseys are always the ones that we win in. Then to me, the rest, the graphics and the colours, he cares very little. He's interested in the winning jerseys only. But for me personally, I'm going to piggyback a little bit off the back of this. I kind of like our away and our third kit. I'm not a huge fan of the home kit. I don't think I will be buying it this season, although I know for a fact it looks a lot better in real life than it does in pictures online. So me, I would give, if I was to give a rating out of the three jerseys, I would give the home jersey a 5 out of 10. I would give the away one a 7.5 out of 10. And I would give the third one a 7 out of 10. Unfortunately for me, the third one is actually botched and ruined by the Pirelli logo. I think a really nice yellow or gold simple trimming on the font without a sticker background would have really made it look a bit nicer. Alessandro, your thoughts on all three jerseys? Give them a rating out of 10. And did you purchase any, bro? I did. I did buy the second one, the away jersey. I think it's my favorite. I don't particularly like the other two, but the away jersey definitely is one of my favorite in, I don't know, at least 10, 15 years. Yeah, very nice. Very nice kits. Another question towards the end, and we'll just deal with this quickly because I don't want to focus on too much negative attention around the club, particularly since we've been able to put it behind us and get that 1-0 win against Udinese, grande ragazzi. We obviously did touch upon the Curva Nord statement that came out due to the ugly scenes in Cagliari just over a fortnight ago. Yazin responded with saying, unfortunately, this is something that periodically returns and then you do get a bit of immediate attention with it. It's the important thing is to fix it on a governing and communication level. But at the end of the day, you know, we can't be watching every single person. I would agree to an extent. But at the end of the day, Alessandro and I already voiced our opinion that the FIGC does need to do something in order to put this thing to bed. Yazin goes on to say, unfortunately, this thing will never change because there are fools. And in 2019, they also have the possibility of making themselves heard on more platforms and more levels. And we should be looking for those people and basically, yeah, trying to solve the problem at its root. Would you agree mostly there, Alessandro? Yeah, I was a little bit disappointed from this answer, honestly. But overall, two things I want to add from what we said before. I feel like this was a much bigger issue outside of Italy than not in Italy. And then, you know, it means a lot. Second thing, I think that if it wasn't for the international break, this news probably after a couple of days was already forgotten, and instead it was this international break, so we had time to talk about a little bit more, which from my point of view was good because we should actually do something. But at the same time, again, in Italy, I think it was just something that happened, and after a couple of days was already like, oh, whatever, you know, like, yeah. Every year somebody complains, who cares, which is pretty bad. If you listen to other podcasts all over, you know, the world, I won't say, but definitely outside Italy, or if you read newspaper and sport newspaper, they were actually focusing on this episode a lot. Again, I think there were like two articles, you know, on the Gazzetta and Tutto Sport and whatever in Italy. So if they don't see the problem,
it's even worse than we thought. Yeah, absolutely. Biazin does go on to say that 15 days have passed now. It's late. And I would agree with what you said, Alessandro. The international break couldn't have come at a better time for us in that perspective and that retrospect, because it did give it time to calm down. Everyone was away at their countries representing their nations, and we've come back calm and collected 3 points. I think if there was no international football, that headline and that topic could have just carried on pretty well. We'll leave you at the end of the interview. We obviously recorded our part after the Udinese win, with the Biazin part recorded just a couple of days earlier, and he was able to predict a victory, very luckily being able to travel to the San Siro to see and hear that. Alessandro, thank you so much for joining me this morning, and more importantly, thank you for communicating with our friend Fabrizio overseas. Of course, and thank you everybody for listening. I hope to bring some more guests who speak English and speak English better than me. But for now, I hope you enjoy this interview with Fabrizio. Grazie, and I hope all the interesti around are enjoying a really, really positive start to the season. As I said to Alessandro before recording, it doesn't matter how many 4:45 a.m. kickoffs that happen in Sydney, as long as we get the 3 points, I feel like I've got 8 clean hours of sleep. Thanks again, Alessandro. Forza Inter worldwide. Ciao, ragazzi. Ciao. Benvenuti. Salve a tutti. Ogni promessa è debito, questa puntata avremo ospite Fabrizio Biazin, che, se vi ricordate, se ci avete ascoltato la scorsa stagione, ci aveva promesso di tornare per commentare un po' il calciomercato e l'inizio di questa stagione. Ciao Fabrizio, come stai? Ciao ragazzi, tutto bene, il calciomercato che è la mia grande passione, quindi lo commento volentieri, guarda. Molto volentieri. Beh, l'hai commentato un po' tutta l'estate su Twitter, anche se con frasi enigmatiche a volte, però insomma... Addirittura enigmatiche? Addirittura, no, dai, non così tanto. Ogni tanto mettevi lì un nome o dicevi solo una parola, insomma... Perché non c'avevo voglia, forse. Però dai, alla fine più o meno il mercato è andato come si sperava, no? Sono arrivati tutti quelli che dovevano arrivare, Zeko a parte, quindi io credo che Conte sia piuttosto... Allora, mi scuso intanto con gli ascoltatori, perché la qualità dell'audio non è il massimo. Fabrizio sta guidando in questo momento, quindi se l'audio va e viene è solo per quello. Spero che mi sentiate bene, ci proviamo, sono in autostrada, direzione Como, per andare a fare il fantacalcio, per cui ho una scusa buona. Ok, quindi da 0 a 10 tu come valuti il mercato dell'Inter? Beh, direi 8 meno, nel senso che tutto quello che dovevano fare l'hanno fatto, magari con qualche tempistica sballata rispetto alle previsioni, ma l'importante era riuscire a prendere i giocatori che servivano e far partire quelli che non facevano parte del progetto tattico, tecnico del club. L'Inter c'è riuscita, non ha fatto delle plusvalenze e qualche giocatore lo ha mandato in prestito, quindi magari forse probabilmente si ricreerà il problema l'anno prossimo, ma il dato di fatto è che Conte ha in mano il gruppo con cui voleva lavorare, questa era la cosa assolutamente più importante, quindi bravo Marotta, ha fatto tutto quello che doveva fare. Secondo te qual è l'acquisto chiave, se possiamo sceglierne uno? Beh, certamente Lukaku, che era il primo della lista, il giocatore che Antonio Conte ha messo come imprescindibile per portare avanti il suo piano calcistico, e quindi quando è arrivato Lukaku, diciamo che l'Inter ha fatto gran parte del suo percorso. Un giocatore che tra l'altro, per caratteristiche, in questo momento in rosa non ha un vero sostituto, io credo che lui punterà tantissimo su questo giocatore, che tra l'altro è, ricordiamolo, l'acquisto più caro della storia dell'Inter, e quindi ci aspettiamo moltissimo da lui. Devo dire che è partito bene, non è ancora in condizione al 100%, anzi, e se non è in condizione ed è riuscito a fare quello che ha fatto, significa che le premesse sono ottime. Ok,
qui mi collego subito. Abbiamo delle domande che ci hanno spedito. Una era: secondo te Conte riuscirà a ruotare bene i giocatori con tutte le competizioni che abbiamo, o sceglierà diciamo un 11 più 3 e starà giocherà con quelli finché potrà? Ma allora, lui intanto ha scelto già all'inizio di liberare alcuni giocatori proprio perché voleva una rosa snella, una rosa composta da, da giocatori che facessero al suo caso. Io credo che poi in realtà lui sia riuscito nell'intento, per cui tutti quelli che adesso fanno parte del gruppo hanno delle chance e giocheranno. Quindi io non penso a un 11 più 3, ma a un 11 più 6 addirittura. Un giocatore come Ranocchia, che l'anno scorso ha giocato tre volte in attacco, ha disputato due partite da titolare. Io credo che ci sarà spazio per tutti i componenti della rosa. Mi immagino anche qualche presenza di Esposito, che è un ragazzo molto giovane e promettente. Chi è rimasto e chi fa parte del gruppo troverà spazio in campo, anche perché le partite si spera saranno molte. Ok, l'altra domanda un pochino collegata a quello che dicevi, chiedono com'è la tua opinione sulla coppia Lautaro-Lukaku, che anche in questo, queste partite delle nazionali hanno fatto sfracelli. Ma allora, io credo che siano assolutamente compatibili, sono stati scelti apposta, cioè Lautaro c'era già, questo può essere l'anno suo della, diciamo, dello sviluppo rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso, in nazionale abbiamo visto ha fatto molto bene, e io credo che per caratteristiche si sposi molto bene con Lukaku. L'intesa ovviamente la trovi con il tempo, ci vuole un pochino di pazienza, ma mi sembrano due giocatori assolutamente dentro il progetto con la testa giusta. Ovviamente facciamo ragionamenti rispetto a due partite, per cui insomma lasciamo un po' il tempo che trovano, ma quello che hanno fatto fino adesso mi è piaciuto molto. Ovviamente devono affinare un po' l'intesa, devono trovarsi, devono capirsi, però dato di fatto che Conte punta tantissimo su di loro, anche sugli altri, perché c'è Sanchez, c'è Politano, sono tutti, però soprattutto su di loro. Ok. Secondo te Lukaku farà più o meno di 18 gol? Bah, 18 gol, io credo che ne farà di più, nel senso, è vero che arriva da un paio di stagioni dove non è stato brillantissimo, perché evidentemente non si è trovato a suo agio a Manchester, però è anche vero che le sue statistiche dicono che i 18 gol sono la portata, tra l'altro due li ha già fatti, per cui io credo che ce la possa fare, tra l'altro in tre competizioni, insomma, c'è tutte le possibilità per farli. Volevo chiederti solo riguardo la Serie A. Solo riguardo la Serie A, 18 sono tanti, ma secondo me ce la può fare. Ripeto, mi baso anche su come è iniziata la stagione. È iniziata molto bene e ricordiamolo, lui è secondo me adesso al 60-70%, per cui resto parecchio ottimista. Mi sembra di capire che abbia già capito come si gioca in Serie A e abbia le idee piuttosto chiare. Abbiamo capito noi che è il rigorista prescelto e quindi insomma ci sono tante possibilità per andare a segno. Quindi adesso la tua asta e fantacalcio punterà su Lukaku, immagino. Ma devo riuscire a non farmi fregare, nel senso che credo che sarà uno tra i più ambiti e quindi vediamo un attimo a che cifre arriva. Non è detto che si debba puntare per forza su lui. Per esempio, io parlando di interisti, proverò a prendere uno come Pinamonti, che non fa più parte della rosa dell'Inter, ma è un giocatore che secondo me quest'anno farà molto bene. Magari non farà 18 gol, magari ne farà solo 10, ma per il fantacalcio è perfetto, io credo. Altre sorprese, comunque cose che ti hanno sorpreso in positivo o in negativo, vedi tu, dopo le prime due partite, vabbè, le amichevoli, non so, valgono quel che valgono. Ma la compattezza, l'unità di intenti, il fatto che comunque sia, cioè, la volontà di fare bene dal primo al 90° minuto, i cali di tensione vengono percepiti dal tecnico con molta rabbia e questa cosa mi piace tanto. Mi piace l'aggressione
dell'Inter nella metà campo avversaria, cioè mentre fino all'anno scorso si tendeva a difendere dalla metà campo in giù, quest'anno per quello che ho visto la fase difensiva inizia nell'altra quarta avversaria, si aggrediscono le seconde palle, si cerca di tenere pressione sempre molto alta, ovviamente è una cosa anche un po' rischiosa perché poi rischi di prendere il contropiede, ma la tendenza, la volontà è quella di imporre il gioco sempre, cosa che nel recente passato l'Inter ha provato a fare ma non sempre gli è riuscita. Ok, se dovessi prevedere la fine della stagione, come arriveremo? Cosa pensi succederà in Coppa e in campionato? Io resto sugli obiettivi più stabiliti, cioè in Champions League l'obiettivo è quello di superare la fase a gironi, e credo che si possa anche fare, il girone non è semplicissimo, ma quest'anno l'ottavo di finale secondo me sarebbe un bel traguardo, poi dall'ottavo in avanti dipende da cosa succede, dallo stato di forma, da chi peschi, quindi poi non ci vediamo, però l'ottavo di finale secondo me sarebbe un ottimo risultato. In campionato non si fanno promesse, non si può dire si va a vincere lo scudetto, anzi, ma sicuramente bisogna fare più dell'anno scorso e quindi guadagnarsi la qualificazione alla Champions con relativa calma. E poi provare a dare fastidio a Napoli e Juventus, magari non fino a novembre come l'anno scorso, ma quantomeno a primavera inoltrata. Dopodiché, se le cose vanno per un certo verso e la Juventus e il Napoli hanno qualche problema, si potrà anche sognare, però non è una cosa che si può dire adesso. L'unica certezza è che l'Inter deve guadagnarsi la qualificazione alla Champions con estrema serenità quest'anno. Io credo che ce la possa fare. Coppa Italia? Ecco, mi piacerebbe aprire la bacheca, perché negli ultimi anni la Coppa Italia è stata maltrattata dall'Inter, ha avuto sempre delle buone occasioni ma le ha sempre sfruttate male, 2 anni fa nel derby, l'anno scorso contro la Lazio, e mi piacerebbe poter andare a Roma a vedere una finale, poi succeda quel che succeda, però riuscire a vivere certe emozioni aiuta, perché da troppi anni non si apre la bacheca. Ok. Se dovessi adesso prevedere così, proprio a sparare il cristallo, dalla prima alla sesta posizione del campionato, cosa oggi come oggi, cosa metteresti? Questa è difficilissima, è molto difficile, però ci proviamo. Io dico Juventus, perché ho visto i monte ingaggi, sono usciti l'altro ieri, nelle prime 20 posizioni ci sono 13, mi sembra, o 14 giocatori della rosa della Juve, quindi insomma la Juve, se non si crea problemi da sola per qualsiasi motivo, è ancora su un altro pianeta. Sulle 38 giornate ha possibilità di girare la rosa che le altre società, le altre squadre non hanno. Quindi dico Juventus, poi ci metto l'Inter, poi ci metto il Napoli. Il quarto posto è veramente un grosso punto interrogativo, perché ci sono le due romane, il Milan, in lizza la stessa Atalanta, che comunque ha mantenuto un impianto importante, e qui devo proprio tirare a sorte. Ti dico, forse la Lazio, perché mi sembra la squadra che ha mantenuto la continuità, ha tenuto l'allenatore, ha tenuto il gruppo, e forse questa cosa può aiutarla nella corsa al quarto posto. E dopodiché ti metto Milan e Roma. Ok, adesso tralasciando un attimo l'Inter, o anche se vuoi includere, secondo te questo campionato ci saranno delle sorprese, dei nomi dei giocatori da tenere sott'occhio, o delle squadre, così in generale, tu se dovessi puntare il dito su qualcuno o qualche squadra, cosa prevedi? Io spero sempre che riesca a esplodere il Sassuolo di De Zerbi, perché De Zerbi è uno dei miei tecnici preferiti e probabilmente la qualità della rosa non gli permetterà di fare grosse cose, ma secondo me se in grana può stare nella parte alta della classifica. Per parte alta intendo metà alta, cioè un settimo, ottavo posto secondo me sarebbe molto. Il Torino, io credo che pur non avendo fatto mercato, ha preso solo Verdi all'ultima giornata, ha un bel impianto di gioco. Mazzarri non è proprio uno che fa brillare gli occhi per qualità di gioco, ma è uno molto concreto, secondo me può fare bene anche quest'anno. Sui giocatori te lo dico dopo l'asta del fantacalcio, perché devo ancora capire. Vabbè, allora aspetto per quello. Invece guardando l'altra parte della classifica, cosa prevedi lì, come la vedi, squadre
che lotteranno per la salvezza alla fine. E ci metto sicuramente le tre neopromosse, perché storicamente negli ultimi anni chi è venuto su dalla Serie B ha sempre fatto abbastanza fatica, quindi tutte e tre le neopromosse. E guarda, c'è, ho un'incognita sulla Sampdoria, perché mi sembra partita veramente molto male. Quest'estate c'è stata tanta confusione a livello di cambio di proprietà, che non è ancora avvenuto, nessuno ha pensato al campo, e la Sampdoria deve svegliarsi, perché il rischio di iniziare, ha già iniziato male, il rischio di continuare su quella strada lì è concreto, e devono stare molto attenti. Però vabbè, alla fine penso che si salveranno. E per il resto, io ti dico queste, per il resto mi immagino squadre più o meno attrezzate per la salvezza. Ok, sempre parlando in generale della Serie A, solo pochi grandi nomi hanno lasciato la Serie A quest'anno, ironicamente la maggior parte sono giocatori dell'Inter, mentre grandi nomi sono arrivati, alcuni sono tornati. Ci sono dei personaggi, dei giocatori che del quale sei più contento di altri che sono arrivati, o comunque non vedevi l'ora di seguire in Serie A? Beh, allora, era già in Serie A e sono contento che sia arrivato all'Inter, e parlo di Barella, perché è un giocatore che seguo tanto tempo, mi piace, sono convinto che farà una bella stagione, anche se per qualcuno è partito malissimo. Io non penso che sia così, secondo me farà una grande stagione. Per quelli che invece sono arrivati dall'estero, uno dei miei favoriti da sempre è Ramsey, mi è spiaciuto vederlo alla Juve come parametro zero. Se sta bene fisicamente, al momento non sta bene fisicamente, ma se starà bene fisicamente, secondo me farà ottime cose. È un giocatore che io ho sempre molto molto apprezzato. E poi sono incuriosito da Lozano, perché è un pupillo di Ancelotti, e Ancelotti raramente sbaglia quando punta su un giocatore. L'anno scorso ha fatto molto bene, vediamo cosa combina in Italia. Ok, le ultime due domande. La prima è su le nuove maglie dell'Inter questa stagione. Anche uno dei nostri ascoltatori chiedeva: secondo te questa stagione è forse una delle migliori per quanto riguarda le maglie, o come le vedi tu? Le maglie belle sono quelle vincenti, poi a me il resto, la grafica, i colori, mi interessa veramente poco. A me interessa che siano maglie vincenti. La maglia del 2010 non era particolarmente bella, ma me la ricordo benissimo. Altre maglie più belle, sinceramente non me le ricordo, a parte quella del centenario, che secondo me era meravigliosa. Tra l'altro ormai le maglie si cambiano ogni 2 mesi, perché c'è presentazione della terra, prossima, seconda, la terra, non c'è niente, per cui sinceramente mi affeziono più alle vittorie che... Ok, ci abbiamo perso per un secondo, ci sei Fabrizio? Sì, io ci sono. Ah, ok, ecco. Perfetto, scusa. Ah, ok, poi volevo sapere la tua opinione sui bruttissimi fatti che sono accaduti recentemente a Cagliari, e tutto il discorso della curva nord riguardo il razzismo. Se vuoi spendere due parole sulla tua opinione, insomma. Purtroppo queste sono cose che periodicamente ritornano, no? Poi si fa un po' di cancan mediatico, si cerca di mettere a posto la cosa a livello di comunicazione, ma poi si ritorna sempre al solito punto. Perché? Perché il mondo non si distingue in tifosi del Cagliari, tifosi dell'Inter, tifosi della Juve o tifosi del Napoli, ma si distingue in persone intelligenti, per fortuna sono la gran parte, cioè tutte quelle che capiscono come funziona il mondo, e qualche fesso che invece non capisce come vanno le cose e torna a fare confusione, a rovinare da un certo punto di vista le partite. Purtroppo questa cosa qua non cambierà mai, perché gli scemi ci sono, e nel 2019 hanno anche la possibilità di farsi sentire a più livelli. Bisognerebbe andare a prenderli, questa è una cosa che diciamo da tanto tempo, poi in realtà
È difficile e soprattutto mi sembra che non si voglia effettivamente andare a risolvere il problema alla radice. Si potrebbe farlo perché le tecnologie ci permettono di andare a vedere chi fa cosa, ma mi sembra che non ci sia grossa volontà di andare a estirpare il problema, purtroppo. Adesso non ti voglio mettere nei guai, non lo so, ma però la risposta è la curva nord. Se già l'episodio in sé era brutto, personalmente la risposta alla curva nord è stata, secondo me, dello stesso livello, veramente una cosa senza senso, e soprattutto, di nuovo, vogliono rappresentare i tifosi interisti quando in realtà, almeno per quello che vedo io, non rappresentano i tifosi interisti, rappresentano se stessi, la curva nord, che ha dei comportamenti a volte che non comprendo, che sono totalmente fuori dai tifosi, che non hanno niente a che vedere con lo sport. Quindi la società potrebbe fare qualcosa almeno per quel che riguarda i nostri tifosi? Ma allora, si è fatta tanta confusione perché si cerca di mescolare l'aspetto sportivo con questioni molto più serie e molto più importanti, e quindi secondo me era il caso di evitare di commentare quello che è successo. Quello che è successo è vergognoso e non andava commentato. Non esistono distinguo, cioè non esiste si fa per dare fastidio, si fa ma non è razzismo, non c'è distinzione. Se uno ha studiato la storia sa che la storia ha raccontato cose molto brutte, e di fronte a quello che è successo in passato per razzismo eccetera eccetera, vale solo il silenzio, non ci sono distinzioni, non ci sono giustificazioni. Ok, però dovrebbe la società fare qualcosa riguardo alla curva nord? Dovrebbe almeno non so, dire qualcosa su quello che loro hanno rilasciato? Sono passati 15 giorni, adesso è tardi, però la società l'anno scorso ha fatto una cosa, ha portato avanti una campagna di sensibilizzazione molto bella, che evidentemente non arriva nelle menti di chi non vuole recepire un certo tipo di discorsi. Per cui si può anche prendere le distanze, ma a cosa serve? Sicuramente un comunicato, qualcosa sarebbe servito per far capire che l'Inter è in una direzione, ma questa cosa la sappiamo già, cioè che l'Inter continui a ribadire il fatto che è la società per antonomasia che accetta tutti, vuole bene a tutti, lo sappiamo ed è stato sempre detto e ribadito. Di fronte a cose del genere, io credo che l'indifferenza a un certo punto possa essere anche la cosa più giusta, cioè lasciare chi non ha voglia, non ha la capacità di capire che certe cose sono molto gravi, lasciarli nel loro brodo, perché è inutile far ragionare chi non vuole ragionare, non servirà niente un comunicato, questo e quell'altro, non sono utili. Allora, chi non ci vuole arrivare deve essere isolato in qualche maniera. Capito. Ultimissima domanda, cosa prevedi per questo weekend contro l'Udinese? Che partita vedi? Beh, allora intanto andrò a San Siro, così me la godo dal vivo, diciamo. So che voi siete lontani. Vabbè, mi dispiace per voi. La speranza è quella di dare continuità. Diciamo che il calendario aiuta da questo punto di vista, perché insomma l'Udinese è una squadra ovviamente da temere. In passato ha dato anche fastidio all'Inter e tutto quello che vogliamo. Però, insomma, se tu vuoi dare fastidio alla Juventus in ottica scudetto, devi riuscire a portare a casa i 3 punti. Io sono discretamente ottimista per una volta. Solitamente sono un po' più attento. In questo caso sono abbastanza ottimista. Ok, quindi è una vittoria. Sì, dai, sì, ci credo. Perfetto, 3 punti. Ok, Fabrizio, grazie mille. Se c'hai qualcosa che vuoi dire tu, non so se c'è qualche articolo, trasmissione, so che sei impegnato su tutti i fronti, quindi sì. Se vuoi farti po' di promozione. Allora, io dico fin troppe, ma vi ringrazio tantissimo, perché questa è la prima intervista dopo 4 mesi senza la parola Icardi, quindi grazie. mi sono un po' trattenuto, però via, ormai per almeno 10-11 mesi non dovrebbe riguardarci più.
Speriamo, cioè, speriamo, voltiamo pagina e andiamo avanti. Va bene. Fabrizio, grazie mille ancora e spero di sentirti presto di nuovo. Quando vuoi, volentieri. Salutami tutti e grazie ancora. Sarà fatto. Grazie a te. Ciao, un abbraccio. Con l'asta. Ciao, ciao. Grazie con l'asta, speriamo bene. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Grazie Luca.